Parma alla scuola dell'aeronautica militare di Latina. Vi avevamo mostrato queste immagini a gennaio, immagini come vedete tratte dal Corriere della Sera, riproposte dal programma Chi l'ha visto. Giulia Schiff, sergente, ventenne, viene frustata, spinta mentre urla, si dimina, finisce in piscina. È un gioco, una vittoria, il battesimo della fontana, il battesimo del volo, quando torna all'Accademia Militare di Pozzuoli, racconta l'accaduto. Sostanzialmente dal momento in cui io ho parlato all'esterno, si è denotato un cambiamento di atteggiamento nei miei confronti netto, sicuramente per il fatto che non ho tenuto all'interno del corso quello che è successo, ne ho parlato con i superiori, ne ho parlato con mio padre e ne ho pagato le conseguenze perché anziché ricevere delle scuse sono diventata la pecora nera. E così viene espulsa per insufficiente attitudine militare, ma Giulia non si è data per vinta e ora potrà tornare a Pozzuoli al 125esimo corso, quello successivo al suo. Il Consiglio di Stato le ha dato ragione e ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali Massimiliano Strampelli e Isidoro Cavaliere. Siamo soddisfatti della decisione presa dai giudici di Palazzo Spada, dicono. Nel provvedimento hanno ravvisato la necessità di approfondire i profili motivazionali e procedimenti relativi all'espulsione. Giulia potrà realizzare il suo sogno e ritrovare il sorriso. Parliamo ancora di voli, anzi di sogni, che si possono realizzare, lo dimostra l'evento organizzato a Bisogna. Sentiamo.